Ben trovati a tutti gli amici di Radio Saiuz, questo è Spazio Aperto con Antonella Entrano. Ugo Lombardi. Salutiamo il nostro regista da Treviso, Rosario Moreno. Ciao Ciao Rosario. Rosario. Buona serata a tutti quanti. Ben trovato Rosario. E salutiamo naturalmente il nostro direttore Massimo Bonella, direttore di pianetaoggitv.net. Ben trovato Massimo. Buonasera Massimo. Sì, buonasera da Venezia, buonasera a tutti. E introduciamo i nostri ospiti ai quali a brevissimo daremo la parola. Questa sera torniamo su un argomento che ormai non è più di grande interesse a quanto pare per i mass media ufficiali. Parliamo ancora di Xylella fastidiosa, l'infezione che sta distruggendo il territorio salentino e che a quanto pare ormai minaccia anche il territorio barese. Parliamo naturalmente della Puglia e con noi sono questa sera due rappresentanti del Comitato Spontaneo Voce dell'Ulivo che si è costituito proprio per affrontare questa gravissima emergenza che sta colpendo il sud della Puglia e il Salento. Ben trovato a Federico Manni e a Verardi Santo. Buonasera a tutti e Buonasera. due, Buonasera, benvenuti. Grazie per aver buonasera. accettato il nostro invito, naturalmente. Grazie. Ora, Grazie a voi. come sempre, passiamo la linea a Massimo Bonella per gli ultimi aggiornamenti, poi torniamo in linea con voi e parliamo di quello che è accaduto negli ultimi mesi in Salento. A te, Massimo. Sì, bene, alle 18:39 prendiamo la linea dalla redazione di Venezia di pianetaoggitv.net, che ricordo in stretta collaborazione con Radio Science TV. Dunque, parliamo della TAV. Il ministro dei trasporti Del Rio annuncia un tavolo di confronto permanente tra il governo e le istituzioni e i sindaci contrari alla TAV Torino-Lione. La decisione è stata presa dopo l'incontro del ministro con gli amministratori contrari all'infrastruttura in Val di Susa. Vogliamo recuperare il tempo perduto, svelenire il clima e costruire un luogo di confronto, ha detto Del Rio, aggiungendo di aver ribadito che l'opera non è in discussione. Quindi questa è una notizia in corso che vedremo poi gli sviluppi nei prossimi giorni. Dunque, alle 18:40 proseguiamo con la seconda notizia. Parleremo di insetti sulla tavola. Sulle nostre tavole potrebbero arrivare presto insetti, alghe, cibi costruiti in laboratorio, nuovi coloranti se avranno il via libera dell'Agenzia Europea sulla sicurezza alimentare. La plenaria del Parlamento europeo ha approvato in prima lettura l'accordo sul novel food, 359 sì, 202 i no, 127 astenuti. Protestano i Verdi. Il Parlamento non è stato all'altezza delle preoccupazioni degli europei. Qui sarebbe interessante un commento a caldo prima che proseguo con le notizie. Usciamo un attimo dallo schema classico. Cosa ne pensate voi di una notizia di questo tipo? Oddio Massimo, come dire, con quello che stiamo con l'argomento Appunto che per stiamo quello. per affrontare con i nostri ospiti, con i nostri amici, mi sembra che sia più opportuno chiedere a loro Sì, un'opinione più che sì. altro. Sì, se giravi la domanda a loro, poi io proseguo dopo con il resto delle notizie. Sì. Federico, hai sentito, sei riuscito a sentire quello che ha detto Massimo? Riguardo all'insetto, stavo sentendo, però non si è sentito bene in quel momento che ha dato la notizia. Massimo, vuoi ripetere la notizia Sì, per cortesia? volentieri. Dunque, parliamo di insetti che arriveranno sulla tavola. Sulle nostre tavole potrebbero arrivare presto insetti, alghe, cibi costruiti in laboratorio, pensate, nuovi coloranti, se avranno il via libera dell'Agenzia Europea sulla sicurezza alimentare. E poi la notizia, prosegue, naturalmente hanno protestato i Verdi, eccetera. Ecco, cioè anche io che dico, do le notizie, a volte mi verrebbe da fermare il notiziario perché dico, ma cosa sto leggendo qua? Ma stiamo scherzando oppure non lo so? Ci sono parti del continente dove si usa mangiare insetti, però diciamo, noi siamo rinomati per
per un altro tipo di cultura culinaria. La dieta mediterranea per adesso non contempla, diciamo. Sì, ma speriamo che non lo contempli. A prescindere da... Comunque, a prescindere, secondo me si può collegare un po' su quello che dice Expo, e il messaggio un po' farsa, secondo me, di Expo, è quello di nutrire il pianeta. Ormai siamo arrivati, forse, o arriveremo a 7 miliardi di abitanti, e il tema del cibo sarà sempre più centrale. Ed è ormai certo che molte nazioni temono la carenza di cibo nei prossimi anni. Non so se questa potrà essere una strada da percorrere, però bisogna un po' ripensare, secondo me, il sistema di approvvigionamento e il sistema alimentare dei paesi occidentali, dei paesi cosiddetti industrializzati o del benessere. Perfetto, perfetto. Anche bisognerà rivedere in termini di consumo, perché non dimentichiamo che di cibo ne sprechiamo davvero tantissimo. Ne sprechiamo tanto. E secondo me non viene remunerato il giusto a chi lavora in campagna. Infatti io dico sempre, sfamare il paese, il pianeta, ma alle spalle di chi? Perché purtroppo ci rendiamo conto sempre di più che in agricoltura si fa fatica, e quindi se mettiamo la fatica che si fa in campagna, con i pochi prezzi con cui si paga il prodotto, con le basse remunerazioni e col calo di produzione che c'è, diciamo che lo scenario futuro non è tanto incoraggiante. Allora, io proseguo con le notizie e posso solamente dire che se si costruissero meno ipermercati assurdi, quindi meno cementificazioni e di conseguenza meno danni poi per le popolazioni, perché sappiamo che poi gli arriva l'acqua in casa, ho saltato un po' una serie di concetti perché, voglio dire, il territorio insomma diventa impermeabile, eccetera, quindi c'è anche quel problema lì. E cominciassimo, io non so a fine settimana quanta roba, quanto cibo da questi maledetti ipermercati va buttato via nell'immondizzaio. Io vorrei vedere, ma io penso che se potessimo, non so, metterlo su dei camion, su dei tir, verrebbe fuori una coda lunga decine e decine di chilometri. E poi abbiamo i bambini che muoiono di fame. Andiamo avanti con la nostra rassegna stampa della nostra testata giornalistica. Dunque, comunque, una parentesi: io cibi costruiti in laboratorio non li mangerò mai, e farò la guerra con tutte le mie forze a chi mi impone questo. Siamo veramente di fronte a una umanità in delirio totale. Allora, in primo piano ricordiamo un nostro amico giornalista. Quindi, oltre ad essere collega, è anche un amico. Mi riferisco a Pablo Medina. Abbiamo un ricordo, c'è un suo documentario in collaborazione, l'abbiamo trasmesso in collaborazione con Antimafia 2000, un documentario firmato da un bravo giornalista, George Almendras, a cui va tutta la mia stima, perché ha fatto veramente un documentario, un documento straordinario. Poi ci abbiamo dei comunicati stampa che riguardano il centro Italia, Montepulciano, provincia di Siena, ci sono delle informazioni, come sapete noi siamo presenti lì anche grazie alla diffusione di Telidea da Chianciano Terme, e quindi si prosegue. Abbiamo un'intervista esclusiva a Nino Di Matteo, magistrato di Palermo, a seguire anche a Giulia Sarti della Commissione parlamentare antimafia, poi sempre in collaborazione con Antimafia 2000 un'intervista a Don Luigi Ciotti, il quale dice: noi stiamo con Di Matteo. Poi ancora un'intervista ad Alex Zanotelli, abbiamo la programmazione di Tierra Viva TV per chi volesse vedere alcuni documenti molto importanti, e quindi un'altra intervista in esclusiva assoluta grazie a Russian Today in collaborazione con Pandora TV, l'emittente di Roma diretta da Giulietto Chiesa, un'intervista, dicevo, esclusiva a Vladimir Putin. E quindi poi altre informazioni, tra cui anche potete rivedere la conferenza che si è tenuta a Venezia con Nino Di Matteo nelle scorse settimane. A moderare Giorgio Mongiovanni, direttore di Antimafia 2000, con Giulia Sarti della Commissione parlamentare antimafia del deputato Movimento 5 Stelle. Questo è quanto. Alle 18.47 restituisco la linea a Bari per la Commissione di Spazio Aperto. Un saluto anche alla regia centrale, l'amico Rosario. Grazie dunque per l'attenzione, è tutto da Venezia. Se ci sono degli aggiornamenti importanti vi richiederò la linea, altrimenti ci sentiamo per il riepilogo delle notizie alle 22. A te Antonella e Ugo, a voi.
Grazie Massimo. Grazie Massimo. Ricordiamo agli ascoltatori che se desiderano dare la loro opinione o porre delle domande, possono farlo sia chattando con la nostra regia, quindi sul sito, oppure chiamandolo 0422 1626 622. Bene, Federico e Santino, mi permetto di chiamarla così perché l'ho sentito e mi è piaciuto. Sì. Allora, dunque, è un sorriso quello che apre la nostra conversazione, anche se l'argomento prevede poca gioia, soprattutto per voi che state vivendo in prima persona quello che io definisco un dramma sia per il territorio che per voi coltivatori, olivicoltori, quindi... Facciamo un po' il punto della situazione, Federico e Santino. Noi ci siamo lasciati qualche mese fa dicendoci che sarebbero state messe in atto tutte le pratiche della buona agricoltura, che ci sarebbe stata la pulizia dei canali di scolo, che ci sarebbe stata la distribuzione a pioggia di tutta una serie di prodotti chimici, eccetera, eccetera. Insomma, lo ricordiamo abbastanza bene, credo che lo ricordino anche i nostri ascoltatori. Che cosa è accaduto nel frattempo? Veramente poco. L'impegno degli agricoltori. Purtroppo c'è problema, dovrei dire tutto quello che hai detto sino ad ora perché noi non abbiamo sentito nulla. Ok, è un problema mio? No. No. C'è stato un problema tecnico. Ah, ok, perfetto. C'è problema. No, vi stavo dicendo, diciamo che è stato fatto ben poco da quando ci siamo lasciati. I contadini hanno fatto tanto, gli agricoltori hanno applicato alla lettera quello che è stato detto dal commissario dell'Unione Europea, hanno applicato le buone pratiche, hanno fatto lo sfalcio dell'erba, si sono dati da fare, mentre dobbiamo registrare lo scarso impegno da parte del pubblico, dell'ente pubblico, provincia, ANAS, comuni e quant'altro, che non hanno dato il meglio di loro nell'applicare le buone pratiche. Cosa ti aspettavate, quindi, Federico? In che senso sono stati assenti? Diciamo che la pulizia dei canali, gli sfalci delle aree pubbliche, cioè il controllo capillare. Noi invocavamo un esercito di scienziati, ma un esercito in genere per monitorare il territorio, per vedere se e come capillarmente l'epidemia avanzava, se c'erano piante che resistevano, se c'erano cloni delle nostre varietà che resistevano, mentre tutto il lavoro è stato fatto da noi, con tutti i nostri impegni che abbiamo giornalmente e con la preparazione di questa campagna che comunque doveva essere straordinaria e che ci aveva assorbito molto. Quindi noi in pratica non abbiamo fatto ferie perché ad agosto chi era impegnato a monitorare il territorio, chi era impegnato comunque a fare sfalci, a tenere a bada gli infestanti, a fare quello che doveva essere fatto. Noi non siamo andati in ferie, i contadini, gli agricoltori, le aziende agricole no, però gli enti pubblici purtroppo sì. Noi ci siamo lasciati l'ultima volta, Federico, con una notizia che ci aveva dato un po' di speranza, cioè il tentativo di creare un innesto tra le nostre tipologie autoctone e quella toscana, mi pare che fosse, che si era dimostrato. Diciamo che il leccino, che è un'oliva europea, è toscana, forse è toscana di origine, ma è diffusa. È un'oliva molto resistente, no? Resiste al freddo, vero? Sì, resiste molto al freddo. È un'oliva molto resistente, si adatta un po' a quasi tutti i climi e quindi è diffusa un po' da tutte le parti. E qui è diffusa in modo particolare per la sua ambivalenza, perché è un'oliva a doppia attitudine, sia da mensa che da olio. E abbiamo provato a fare questi innesti sui nostri titani, sulle nostre piante secolari, proprio con leccino e frantoio, un'altra varietà toscana che si adatta un po' in tutta Europa. Per adesso hanno germogliato, sono già i primi germogli, ma già da un po' di tempo. Dobbiamo solo dare tempo al tempo a vedere se le nostre osservazioni si riveleranno fondate. Stiamo vedendo anche il contrario, stiamo osservando anche il contrario, cioè fare degli innesti di Oliarola e Cellina
su piante, su fusto di leccino e frantoio, in modo da conservare non solo gli alberi secolari, ma anche il nostro germoplasma tipico, che è l'oliarola di Lecce e la cellina di Nardò. Certo. Il territorio in questo momento, Federico, è un po' diviso in due, intendo dire, e cioè c'è il nord del Leccese che ha visto l'eradicazione importante di alcune piante, mentre a sud, come dicevamo poc'anzi fuori dalla diretta naturalmente, a sud invece c'è una situazione diversa di totale disinteresse. Ora cerchiamo di fare un po' il quadro della situazione. Come è messo il territorio in questo momento? Come dicevi, Antonella, è diviso esattamente in due parti. A sud di Lecce, ma forse è meglio dire ormai a sud di Brindisi, tutta l'area è un po' abbandonata per adesso al proprio destino. In particolare nelle zone più colpite si vedono scheletri che di produttivo non hanno nulla. Anche quest'anno che si sta rivelando un'ottima annata sia a livello produttivo che qualitativo, quest'area si vede il divieto di reimpianto, non l'obbligo di espianto, ma la possibilità di espiantare alberi senza remunerazione. Quindi chiaramente un'azienda agricola che non ha futuro, che non ha reddito derivante dall'olivicoltura perché da anni ormai non produce, e che non ha futuro nel rimpiantare ulivo, nemmeno non intende investire soldi per eradicare, e quindi abbiamo dei terreni ormai fantasmi dove ci sono scheletri di alberi che sono improduttivi ed imbruttiscono il nostro paesaggio. Oltre a creare un danno economico non di poca entità. Oltre a creare un danno economico importantissimo, perché poi oltre all'olivicoltura, come abbiamo già detto, c'è tutto l'indotto o ciò che ne deriva indirettamente, come il turismo, ma anche il clima, il paesaggio, il dissesto idrogeologico che si creerà quando mancheranno questi alberi. Sono una serie di problemi correlati, e questo territorio che è praticamente abbandonato a se stesso, è stata dichiarata zona infetta così per abbandonare il sedento al proprio destino. Prospettive quindi quali sono? L'unica prospettiva, a nostro modo di vedere, oltre alle varie sperimentazioni che si stanno tentando, inclusa quella del reimpianto, inclusa quella dell'innesto, è quella del reimpianto di varietà che si stanno dimostrando tolleranti, come Leccino, Frantoio, ma ce ne sono tante altre, Coratina, c'è le varietà siciliane sono sensibili, c'è il pendolino, ci sono tante varietà, e speriamo con i nostri campi, con i vari campi sperimentali che sono già stati fatti e altri che stanno facendo, di trovarne altre, e quindi continuare ad avere buona parte della nostra superficie agricola come olivetata, e quindi a produzione olivicola, perché secondo noi è l'unica produzione su larga scala possibile nel Salento. Vuoi per clima, vuoi per qualità dei terreni, eccetera, eccetera. Sì. Mentre a nord di Brindisi, come dici tu ormai, qual è la situazione? A Brindisi, o nord di Brindisi, ormai si sta consumando, chiamavano una tragedia, se non peggiore, comunque un po' come la nostra. Perché lì bisogna creare questa famosa fascia di contenimento, quindi bisogna abbattere gli alberi positivi e 100 metri intorno con un compasso, quindi dobbiamo dire quasi la totalità degli alberi. Bisogna abbatterli adesso, subito, quando si trovano nel massimo della loro produzione. Quindi carico di frutto? Sì, carico di frutto, frutto per il quale gli agricoltori hanno lavorato per un intero anno, investendo tempo e denaro. Non c'è stata l'informazione che abbiamo chiesto da parte della regione e comunque da parte dell'ente ministeriale dello Stato, perché ricordiamoci che il commissario è un'emanazione del Ministero dell'Agricoltura, quindi è l'istituzione principe dell'agricoltura che sta mancando in questo periodo, perché è vero che c'è stato anche uno stato di calamità che, come sappiamo, però ancora è indietro e ha coperto e coprirà molto, ma molto parzialmente, il danno che sta derivando da questo problema.
Scusami, Federico, a nord, diciamo, di Brindisi, di Lecce, è stata applicata l'eradicazione ed è stato anche, c'è stato anche il divieto di reimpiantare, vero? Sì, anche lì. Io mi immedesimo in queste persone che vedono degli alberi, sì, intaccati da questo problema, però marginalmente, e che sono costretti a togliere degli alberi con frutto e non poter più reimpiantare. Bisognerebbe spiegare a queste persone però che gli alberi infetti si dovrebbero togliere, perché noi siamo partiti a Gallipoli con un'infezione di poche piante e siamo arrivati ormai alla totalità delle piante del Salento, alla quasi totalità delle piante del Salento, quindi almeno quegli alberi bisognerebbe toglierli. Però anche a loro, come a noi, manca la prospettiva di futuro del che fare dopo. Ma lì c'è stata un'azione di disobbedienza civile, come è stata definita, cioè gli agricoltori e gli olivicoltori hanno deciso comunque di reimpiantare alcune piante. Sì, però questo movimento, che se lo vediamo a livello comunque di comunicazione è sempre positivo, è stato messo in atto da... cioè senza un costrutto, diciamo, sì, rimpiantare, ma rimpiantare cosa? Cioè, se andiamo a rimpiantare Cellino agli Arola, abbiamo visto benissimo che piante sane, che piante giovani, piante di pochi anni o piante secolari vengono comunque attaccate e seccano. Quindi sì, bisogna andare verso il reimpianto, però sempre di varietà tolleranti, altrimenti reimpiantiamo, si secca, reimpiantiamo. Poi, cioè, impiantare una pianta, due piante è facile, però andare a reimpiantare un campo ha dei costi sia di impianto che di assistenza, perché ricordiamoci che l'olivo dopo 5 anni inizia a produrre. Se poi prima dei 5 anni o dopo 5 anni ci troviamo sempre al problema, non ne usciamo più, entriamo in un loop. No, certo, non si toglie nulla, è un cane che si morde la coda e basta. Sì. Però diciamo che è stato comunque un segnale, comunque è importante che voi, dico voi perché parlo in questo momento di tutta la categoria che è stata colpita da questo disastro assoluto e totale, è un segnale importante, cioè da parte vostra non c'è rassegnazione, c'è comunque voglia di continuare, di andare avanti, in assenza di appoggio delle strutture istituzionali che invece dovevano essere, perché alle volte ho avuto come l'impressione che fossero spaesati e disorientati, non sapessero neanche loro bene cosa fare. Comunque qualcosa dovevano fare e via. Sì, infatti c'è ancora l'idea che è stato fatto qualcosa giusto perché bisogna farlo, giusto perché ce lo dice l'Unione Europea e a volte anche così distinto. Noi siamo convinti che qualcosa bisogna fare e spingiamo tanto sul reimpianto, infatti abbiamo anche lanciato l'idea, ma non è un'idea, sta diventando pian piano una realtà, di ricorrere alla Corte di Giustizia Europea per togliere il divieto di reimpianto. Oltre al nostro c'è il problema del vivaismo, c'è il problema delle barbatelle, che la scienza ha dimostrato essere immuni a questo ceppo di Xylella ed essere immuni a tutti gli altri ceppi di Xylella facendo un semplice trattamento con acqua calda alle barbatelle, però ancora vige il divieto di esportare barbatelle, quindi è tutto un territorio che viene messo sotto scacco dal batterio, però anche dall'incompetenza delle istituzioni italiane ed europee. Federico, una domanda. Le zone che sono state protette da spazi di espianto, secondo il vostro parere, hanno subito una tutela? Cioè sono state poi tutelate le piante, diciamo, oltre questo espianto, o vengono comunque contagiate, infettate? Il problema della Xylella è che è un batterio polifago, cioè non colpisce solo l'olivo. È lì il problema serio. Sì, espiantiamo un olivo, espiantiamo gli olivi infetti, però non possiamo anche andare nei giardini privati a espiantare tutto ciò che potrebbe essere colpito da Xylella. Quindi diciamo che a diminuire il inoculo aiuterebbe, però non è l'unica cosa da fare per prevenire l'avanzamento di Xylella fastidiosa. Lo stesso problema ce lo stanno avendo in Corsica e in Francia. Io so che in Corsica stanno agendo molto più duramente
ma con molto più costrutto. Qui siamo ancora, come si diceva prima, in un medioevo, perché si tenta di arginarlo, però in modo molto timido, in modo molto inefficace, secondo me. Cioè, questo sacrificio di olivi, secondo me, non porterà al contenimento di Xylella fastidiosa, al di là di Brindisi. E che cosa porterebbe al contenimento, allora? Cioè, se loro non sono in grado di trovare delle soluzioni che davvero contengano il propagarsi di questa infezione, voi che invece avete le mani in terra ogni giorno, quali sono i provvedimenti che andrebbero invece presi? E perché non lo fanno, secondo voi? Secondo me è molto difficile, però bisogna dire che quella prova va fatta. Va fatta anche se potrebbe non funzionare. Dobbiamo puntare a convivere con questo batterio, secondo me. Perciò noi all'epoca invocavamo un Getsemani, non a caso abbiamo scelto la parola Getsemani per il Salento, perché l'orto degli ulivi, ma non gli ulivi del Salento, gli ulivi di tutta l'Europa. Infatti la Corsica è disponibile, stiamo cercando di chiudere a tempi brevi la stabilirsi di un campo con con alcune varietà corse, non solo olivo ma anche altre varietà, per testare la suscettibilità a Xylella fastidiosa. È un patogeno da quarantena, è scritto alla lista EPPO, è classificato come arma batteriologica, è molto difficile da fermare. E quindi secondo me bisogna pensare più a convivere e quindi fare questo, il Salento come laboratorio, usare il Salento come laboratorio a cielo aperto e non mettere una serie di divieti che non permettono nemmeno alla scienza di trovare una soluzione. Scusami se torno sull'argomento, Federico, ma ci sono state delle zone che sono state tutelate secondo le indicazioni fornite dalla Comunità Europea. Le zone che hanno subito l'espianto e quindi hanno avuto la possibilità di creare uno spazio fra la zona infetta e quella non, sono state tutelate in questo modo o no? Sono state tutelate. Serviva secondo me ancora più attenzione, perché torno a ripetere, cioè il meccanismo funziona, poi subiscono gli espianti, però se poi l'ANAS non pulisce i bordi delle strade, se i consorzi non puliscono sufficientemente i canali, cioè un cane che si morde la coda, non riusciamo a venirne fuori, e quindi ci dovrebbe essere questo benedetto esercito di persone che monitora capillarmente tutta la zona. C'è il problema che questo insetto, il vettore del batterio, si attacca anche alle macchine, quindi non so, bisognerebbe pensare anche a una specie di profilassi per stare, però sono tutte cose molto difficili da attuare. Siamo consci che da qualcosa bisogna partire, però bisogna partire con costrutto, bisognava partire un po' prima. Secondo me adesso inizia ad essere un po' tardi. Cioè la Commissione Europea e quindi gli esperti che hanno dato queste indicazioni avrebbero dovuto sapere che ci sono questi rischi e queste situazioni concomitanti come quelle di cui parli ora. Quindi non si può dire in maniera così aleatoria fate 100 metri di separazione e poi via così. Bisogna dare indicazioni giuste con le giuste attenzioni per ogni tipo di intervento. Questo credo che non sia stato fatto o no? No, perché questo è il limite dell'Unione Europea. L'Unione Europea ordina, però non conosce poi la realtà del locale, dello Stato, della zona, della microzona in cui va a cadere questa mannaia. È venuto il commissario Andriukaitis, che non è il commissario all'agricoltura, ma è il commissario alla, se non sbaglio, alla salute dell'Unione Europea. Si è dimostrato molto solidale. Si è dimostrato molto duro nei confronti di alcuni nostri politici che prendevano un po' così il problema alla leggera. C'è stato molto d'aiuto per questo, però diciamo che la burocrazia dell'Unione Europea non ha aiutato nel contenimento efficace di questa malattia. E questo apporto integrativo, scusami Federico, perché sì, non cercate di farlo voi chiedendo fin dove è possibile un aiuto alle istituzioni? Cioè se mancano le pulizie eccetera, perché non chiedete di poterlo fare voi? Noi l'abbiamo chiesto a gran voce con la giornata di buone pratiche dei, ma l'abbiamo chiesto in tante altre occasioni, in un incontro che abbiamo avuto col Ministro dell'Agricoltura,
Nell'incontro che abbiamo avuto di nuovo con il Ministro dell'Agricoltura presso la Prefettura di Lecce insieme al Commissario europeo. Però diciamo che le istituzioni sono più interessate a far bella figura con l'Unione Europea che a figurare bene sul territorio, secondo me. Santino, lei è proprietario di un oleificio, di un frantoio, è coltivatore? Sono coltivatore, ho parecchi ettari di oliveto. E lei nella sua azienda che danni ha riportato? Parecchi danni. Si è manifestato l'anno scorso e piano piano stanno seccando gli anni, anche se abbiamo fatto tutte le pratiche aratura, sfalciamento, però continuano a seccare gli alberi. E in termini di produzione quest'anno riporta dei danni, riporta delle contrazioni rispetto all'anno scorso? Sì, un 50% in meno. Un 50% in meno? Sì, ci sono zone che le ha distrutte quasi più del 50%, però zone di più e zone di meno, però c'è zone che sono state distrutte parecchie. E parliamo di una zona che si trova a 20 km dal focolaio iniziale. Come dici? Parliamo di una zona che si trova a circa 20 km dal focolaio iniziale di Xylella. Ho capito. Federico, scusa, una piccola informazione di servizio. È meglio se disattivi la webcam perché ti mangia molta memoria del computer e arrivi male. Ah, ok, va bene. Se la disattivi ecco, così risparmiamo qualcosina. Quindi, Santino, lei ha riportato un danno del 50% sulla produzione. Se non ho capito male, buona parte delle sue piante sono in fase di essiccazione sostanzialmente. Sì, stanno seccando. Ma a sua memoria, nella sua esperienza, ecco, è mai accaduto un fatto del genere? No, perché non è mai accaduto. Io le mie piante, perché io ho rendita delle olive, quindi l'ho sempre curate, l'ho sempre trattate bene, quindi i miei campi non erano in abbandono. Però adesso mi mancano, diciamo, tutti questi alberi che non so come andremo a finire. Anche perché non sa come potrebbe sostituirli, con che tipo di coltivazione. Sì, le nostre zone non sono diciamo destinate ad altre colture, sono tutte zone montuose, quindi sono in collina, se seccano gli olivi sono andate avanti, però se non puoi piantare vigneti o grano o qualsiasi altra cosa, perché si trovano tutti in collina, E quindi proprio, ecco, sì, per le caratteristiche del territorio. Sì, il territorio non puoi tu piantare delle altre colture. Siete sostanzialmente obbligati a quel tipo di coltivazione. Ecco, ma ripeto, lei ricorda che ci sia mai stato un evento catastrofico di questa portata qui in passato? Cioè, purtroppo le piante si ammalano, lo sappiamo. Sappiamo che possono essere colpite da parassiti, da batteri, da tanto che esiste in natura. Un evento di questo tipo, di questa eccezionalità, lei lo ricorda? No, non è mai esistito una catastrofe. Se tu vieni nella zona di Brindisi, di Gallipoli, come ha detto Federico, vedi degli scheletri. Sembra che sia passato il fuoco, che è tutto andato. Sono rimasti solamente gli scheletri. È una cosa impressionante. Facevo questa domanda perché un'infezione di questo tipo ha caratteri di eccezionalità così marcati che non si riesce a immaginare come sia potuto avvenire. Federico, ti sei fatto un'idea tu in tal senso in questi mesi, anzi in questi anni, perché ormai il problema della Xylella sono anni che vi attanaglia. La mia idea rimane sempre quella della colpa della maledetta globalizzazione. Forse è semplicistico perché in tanti la usano come scusa, però questa effettivamente non è una scusa, è la realtà. Noi avevamo un comparto florovivaistico molto, molto produttivo, molto, molto intenso,
che è venuto a mancare dopo, dopo appunto la globalizzazione, quando, quando si è capito o è stato più conveniente produrre in altre parti del mondo dove il costo del lavoro e altro sono più bassi. Il florovivaismo qui è quasi morto, c'è veramente poco, e si è dovuto importare piante dall'estero. Insieme alle piante, a causa degli scarsi controlli dell'Unione Europea, abbiamo importato anche patogeni come anche il famoso puntero rosso o l'Elocanthus spiniferus per mandarini e l'arancio, la tristezza. Una cosa però molto importante da dire è che, sebbene tutti questi parassiti che ho appena nominato, anche loro sono presenti nella lista dell'EPPO come parassiti da quarantena, mai in nessuna parte del mondo è stato applicato il divieto di reimpianto della specie stessa, soprattutto nella zona infetta, cioè zona infetta dove ormai il batterio o il parassita non è eradicabile. Solo il Salento ha avuto questo trattamento così duro da parte dell'Unione Europea. E perché? Non so, è difficile da capire. Chiaramente è facile dirlo, l'antipolitica galoppa, però molta della colpa sta da imputare alla nostra politica locale. E la vostra politica locale poco affatto, mi pare di capire. Sì, poco affatto e poco sensibile. Sì, è sensibile in campagna elettorale il problema. Vabbè, in campagna elettorale sono sempre sensibili tutti a tutto, questo non ci stupisce, ma essendo questo un problema che si abbatterà anche sull'economia del territorio, perché parliamo di produzione, sì, ma dobbiamo parlare anche di introiti, perché la coltivazione porta anche questo. Nel momento in cui c'è una contrazione di produzione così importante come voi state dichiarando, perché il 50% vuol dire 75% l'anno prossimo, vuol dire il 100% fra meno di 2 anni, quindi vuol dire che sì, dimmi Federico. No, l'abbiamo sperimentato già l'anno scorso quando abbiamo avuto una contrazione, non tutto per colpa della xylella, ma è stata avuta in tutta Italia la contrazione della produzione dell'extravergine d'oliva di circa il 70%. No, Santino? Sì, sì. Quindi è stata una contrazione importante, e lo scorso anno abbiamo già visto gli effetti di quello che succederà nei prossimi anni, ma lo potremmo avere anche peggio quando arriveremo al 90, al 100% di diminuzione del prodotto. Sarà un effetto devastante, perché mancheranno, c'è una stima di un sindacato, non ricordo quale, che parla di 3.000 posti di lavoro. Secondo me è molto sottostimata, secondo me sì. E certo, perché non parliamo soltanto dell'azienda agricola che fornisce le olive, ma parliamo anche dei frantoi, parliamo dell'imbottigliamento, parliamo della distribuzione, parliamo della consumazione, quindi tutto l'indotto. Che ruota attorno alla produzione delle olive, inevitabilmente sarà compromesso, lo è già adesso. Fra un paio d'anni penso proprio che, se le cose non dovessero trovare una soluzione diversa, io spero molto negli innesti, spero molto nella pratica degli innesti da parte dei coltivatori, perché rispetto ad altri non ho alcuna speranza, onestamente. Rispetto ad altre realtà, voglio dire, realtà politiche, istituzionali, non ho nessuna speranza. L'unica è l'innesto, insomma, la creazione di piante che autonomamente riescano a sviluppare una resistenza a questo ceppo di xylella, che è particolarmente difficile da debellare. Sì, noi abbiamo avuto la sfortuna di beccarci il ceppo di xylella che attacca pesantemente l'olivo. È una novità, perché dove era presente non c'era la presenza di olivicoltura, però nella zona della California, dove invece l'olivicoltura c'è, quel ceppo di xylella, che si è stato ritrovato anche nella zona della Corsica e sembra anche in Francia, non fa danni sull'oliveto. Purtroppo noi abbiamo avuto una serie di coincidenze sfortunate, dobbiamo cercare di conviverne e uscirne al meglio, perché altrimenti questo territorio, cioè questa sarà la pietra tombale per questo territorio, di cui tanto si sta parlando, ha fatto bellissimi numeri a livello di presenze e di qualità d'estate,
riscuote sempre interesse, sempre più interesse dal punto di vista gastronomico. Però se la nostra, se il nostro elemento produttivo d'eccellenza principe viene a mancare, sarà molto difficile. Hai avuto notizie sulla diffusione del batterio in Francia, in Corsica? Cioè anche lì è arrivato con delle piante infette o il mezzo di trasmissione è stato un altro? Di diffusione? Sembra che anche lì le prime piante infette sono la Poligala mirtifolia, che è un arbusto, per farci capire, molto simile al mirto, con un po' di foglie violacee, che viene usato anche qui è positivo a xylella disseccato. Le piante, se non sbaglio, le piante ornamentali trovate positive nel porto di Rotterdam facevano destinate all'Italia erano proprio di Poligala mirtifolia, se non sbaglio. Come da noi praticamente. Quindi è accaduta la stessa cosa che è accaduta da noi, sono passate, sì, delle piante infette, vettori, sì, del batterio, e questo ha determinato l'infezione anche delle piante. Sì. Quindi Federico, il futuro diciamo dovremmo vederlo con una ricerca, diciamo, genetica diversa, un meccanismo che possa ostacolare che si crea una struttura genetica diversa. Ma in questo studio state avendo aiuto dagli istituti del territorio, quelli che studiano? Sì, diciamo che l'Università di Bari e principalmente il CNR di Bari, insieme ad altri enti, lo IAMB, anche altre università, si stanno dando da fare. Chi si sta dando da fare parla, lavora e non parla. Ci sono tanti altri che parlano, però di risultati non ne hanno. Allora, che diciamo rilasciano interviste. Cosa? Che rilasciano interviste. Sì, che rilasciano interviste. C'è stato l'ultimo caso famoso del rame e zinco, che casualmente è stato fatto in terreni di nostri soci, di soci della cooperativa per cui lavoro, e che secondo i ricercatori avevano dato risultati eccezionali, ma in realtà non è così. Io ho delle foto, ma poi sono andato più volte a vederli questi terreni, ed effettivamente gli oliveti, gli alberi sono malati, se non di più, ma comunque come tutti gli altri che hanno questo problema. Quindi la ricerca sta cercando di fare passi da gigante per i fondi e i mezzi di cui dispone, confidiamo in loro, perché però noi confidiamo in una riconversione del territorio in un'olivicoltura sostenibile e resistente a xylella. Quindi oltre alla ricerca ci deve essere l'impegno delle istituzioni, ma un impegno serio. Secondo me adesso è arrivato il momento di prendere decisioni da adulti, con i contentini, con le illusioni non si può più andare avanti. Ormai la xylella è insediata ormai su tutto il territorio salentino e oltre, e bisogna prendere decisioni importanti, forse impopolari a volte, però importanti. Certo. A proposito di contentini, ti rivolgo quest'ultima domanda, poi ci salutiamo, insomma. A proposito di contentini, tutti gli agricoltori che hanno eradicato le loro piante hanno ricevuto un indennizzo, un compenso, qualcosa? Solo gli agricoltori che si trovano a nord di Lecce, e mi sembra un 120-140 euro a pianta, che un Santino può dire meglio di me, ma... Una cosa insignificante, irrilevante, proprio. Non basta nemmeno per il costo per svellire la pianta. Sì, se tu devi tirare la pianta non ti bastano nemmeno quei soldi. E appunto per questo parlavo di contentino. Va bene, io vi ringrazio tanto per aver accettato il nostro invito, perché so che questo è un periodo molto particolare per voi. Sì, sì, siamo ormai all'inizio, già da un po', da un paio di settimane della campagna, di questa campagna che sarà l'ultima, che molto probabilmente sarà l'ultima, però dobbiamo difendere le olive che abbiamo, portarle a frutto, cercare di vendere olio e poi pensare anche al futuro. Avete già dei programmi per questo?
diciamo che navighiamo a vista. È difficile poter programmare sì. qualcosa, perlomeno in questo momento, immagino. Eh sì, sì, sì. È molto difficile. È molto difficile. Va bene, Federico, io ti ringrazio, ringrazio anche lei, Santino, per essere grazie, stati con certo. noi, per essere stati con noi questa ci sera. Sentiremo. Noi senz'altro l'abbiamo sempre detto e l'abbiamo anche fatto. La xylella, il problema della xylella perlomeno lo abbiamo sempre seguito. E, senz'altro ci risentiremo ancora perché desideriamo avere e dare degli aggiornamenti su questa situazione che è stata presa sotto gamba a livello nazionale, non solo a livello regionale, perché il danno è per il patrimonio della nazione. Ricordiamo che sono stati abbattuti o comunque morti a causa dell'infezione alberi secolari che erano tutelati dall'UNESCO, cioè voglio dire, qui stiamo parlando di un intero comparto agroalimentare che corriamo il rischio di perdere, un comparto d'eccellenza per la nazione, non per la regione Puglia o per il Salento o per il Brindisino. Qui parliamo di un comparto d'eccezione nazionale, come dicevi tu giustamente Federico, la dieta mediterranea è un nostro baluardo e l'olio extravergine d'oliva è alla base della dieta mediterranea, che comunque a tutt'oggi risulta essere il regime alimentare migliore, per cui noi continueremo a seguire con voi questa situazione e ci lasciamo con l'augurio di risentirci con delle notizie con diverse. Speriamo. Noi sappiamo che la soluzione arriverà da voi, non arriverà da qualcun altro. La soluzione arriverà da voi agricoltori, perché solo voi avete la conoscenza piena e totale del territorio, la conoscenza piena e totale delle piante e delle possibilità che il territorio offre, e quindi solo da voi potrà arrivare la soluzione. Noi non confidiamo in altro. Grazie Federico. Grazie, grazie a voi. Grazie, e buon lavoro. Grazie Santino e buon lavoro a tutti a e voi. Due. Grazie, arrivederci. Arrivederci. Eccoci esatto. qua Antonella, io sono... No, non... ti ho anticipato questa volta. Eh sì, è successo. Questo... è successo che ero qui sulla, sull'allarme perché... meno male perché sempre sapevi. vedi che avere due linee dati fanno bene, già. Fa bene alla, alla trasmissione due linee dati. Oh, ma lo fanno spesso adesso ho chiamato mentre ero in trasmissione, ho chiamato l'assistenza perché è caduta proprio, se n'è andata per fatti suoi la, la linea dati principale e ho dovuto ricorrere a quella di servizio e stiamo andando su quella di servizio che si comporta bene. Beh, meno male, speriamo che si comporti bene anche qualche un altro. Massimo, ci sei? Sì, ci sono, e che sono come dire, dei terzi che non si comportano bene. Purtroppo devo darvi una notizia che riguarda una nota televisione internazionale che ha sempre portato nel nostro paese un'informazione sana, genuina, culturale, al contrario di media network del nostro paese. Mi riferisco a TV Capodistria perché c'è una novità, adesso vi do la notizia e provo anche a tramite il loro sito a collegarmi con il telegiornale, il Tutt'oggi, così potete sentire anche meglio di cosa si tratta. Intanto io ve la dico, dunque vi dico, vi faccio un accenno, dunque TV Capodistria da domenica forse sparirà, cioè non la si vede più, nel senso che sparirà dal satellite, lei rimane sempre con il circuito diciamo interregionale transfrontaliero terrestre in MP4, attenzione MP4, e quindi i nostri decoder purtroppo non leggono quel tipo di emissione, mentre loro, i loro decoder, apro una parentesi, leggono benissimo i nostri, l'MPEG-2, e quindi possono vedere anche le nostre televisioni. Se noi nel 2012, quando siamo passati al digitale terrestre, avessimo optato subito con televisori in MPEG-4, ecco che potremmo essere già un passo avanti. Mentre adesso, se qui in Italia si decide di passare in MP4, dobbiamo cambiare tutti i televisori e i decoder. Premesso questo, ritorniamo alla notizia che ho accennato all'inizio. Dunque, dal sito di TV Capodistria
apprendiamo che da domenica 1 novembre l'emittente TV Capodistria potrebbe non trasmettere più via satellite, un problema che non ha ancora trovato una soluzione, ma sul quale i vertici della radiotelevisione di Slovenia e della comunità nazionale italiana stanno ancora lavorando. Il timore è duplice: da un lato la perdita dei telespettatori, perché voi pensate, col satellite, oltre a avere un ascolto nazionale, quindi la potete vedere anche voi lì in Puglia tranquillamente, copre tutta l'Europa, c'è proprio una diffusione europea e anche oltre. E poi c'è anche la ghettizzazione della loro comunità italiana. Ecco, c'è un servizio, io ve lo provo a passare, dunque dal telegiornale Il Tutt'oggi, seconda edizione del 27 ottobre, sentiamo. Da domenica la nostra emittente TV Capodistria potrebbe non trasmettere più via satellite, un problema che non ha ancora trovato una soluzione, ma sul quale i vertici della RTV e della comunità nazionale italiana stanno ancora lavorando. Il timore è duplice: da un lato la perdita dei telespettatori, dall'altro la ghettizzazione della nostra comunità. Il servizio è di Silvia Stern. Mancano 3 giorni alla scadenza del contratto che prevede la presenza di TV e Radio Capodistria sulla piattaforma satellitare. Un conto alla rovescia che non dà tregua né ai vertici della TV né a quelli delle massime istituzioni della minoranza italiana, che stanno lavorando incessantemente per scongiurare il problema dopo il no deciso ad una collaborazione con la croata TV Nova. Abbiamo dei problemi finanziari perché il novembre e dicembre non sono coperti dal finanziamento da parte dell'Italia tramite i contratti con l'Unione Italiana, e l'RTV di Slovenia non ha i mezzi per coprire queste spese. Noi stiamo ancora lavorando appunto per trovare una soluzione di compromesso che ci permetta di rimanere su satellite almeno fino al 1° di gennaio, e col 1° di gennaio finanziare questa attività con i soldi del governo sloveno, che ce li ha garantiti nel bilancio 2016. Nel frattempo dovremo trovare veramente una soluzione per coprire tutte le spese del satellite con un nuovo accordo, se possibile un nuovo contratto con l'Unione Italiana e con il consenso del comitato di coordinamento presso la Farnesina. Per non interrompere la diffusione satellitare nei prossimi 2 mesi è stata fatta anche una richiesta di deroga di interruzione del segnale di 15 giorni. Va ricordato che la trasmissione, voglio sottolineare, su 13 gradi est, che è la postazione chiave per questo tipo di servizio, ci ha permesso anche di venire visti tramite la piattaforma satellitare italiana TVSat, e devo dire che sono diversi i riscontri di pubblico positivi che tutti questi anni abbiamo avuto. Io penso che questa operazione, come chiamiamola, questa mancanza di proseguio della diffusione satellitare, porterebbe una chiara ghettizzazione della nostra emittente. Abbiamo lavorato molto tutti quanti, non credo ci sia stata una volontà di creare un danno o qualsiasi altra cosa. Forse c'è stata un'incomprensione, una mancanza di dialogo. Speriamo, ecco, di riuscire a ricucire, no, questo dialogo in questi giorni. Ecco, ci fermiamo, stacchiamo un attimo dal sito di TV Capodistria. Avete sentito il servizio che il telegiornale Tutt'oggi ha mandato in onda. All'interno del servizio avete anche sentito le due voci del direttore generale dei programmi in lingua italiana, Antonio Rocco, adesso è vice direttore della rete di Slovenia, e e Robert Apollonio, che è responsabile della programmazione in lingua italiana di TV Capodistria. Ecco, dunque, non so se mi sentite, perché io sento un rimbombo pazzesco. Sì, stai arrivando, Massimo. Sì, io sento. Allora, facciamo così. Io adesso vado avanti col lavoro di redazione, provo a contattare i vertici della televisione per avere qualche altra notizia in più, e alle 22 potremmo darvi degli aggiornamenti. Ecco, se siete d'accordo possiamo... Sì, certo, va benissimo. Questo schema. Ricordo che questa televisione ha portato avanti dei programmi molto interessanti anche negli anni 90, abbiamo, perché poi ci collaboravo anch'io con un programma molto importante di Lorenzo Iosa, si chiamava Parliamo di Notte, dove abbiamo affrontato tematiche simili alle vostre, cioè come antimafia, tutela dell'ambiente,
le energie rinnovabili e non solo, anche aspetti un po' più particolari con documentazione alla mano molto, altresì molto importante, mi riferisco ad esempio al mondo dell'ufologia, con ospiti in studio, anche collegamenti telefonici, e poi sempre una televisione che è sempre stata, come dicevo prima, genuina, sana, che ha sempre portato in Italia un bellissimo programma. Veramente ha rappresentato, lo rappresenta tuttora adesso, che la possiamo vedere nuovamente in tutta Italia grazie al satellite, una vera alternativa al monopolio italiano, che veramente devo dire ce n'è bisogno. Allora, d'accordo così, io non ho altro da dire, vediamo se abbiamo delle notizie dell'ultima ora. Non c'è nulla da, no, non c'è nulla. Alle 19:34 io vi restituisco la linea per la conclusione di Spazio Aperto. Noi ci sentiamo alle 22, poi. Perfetto, grazie Massimo. E dunque Rosario, credo che anche noi dobbiamo chiudere la trasmissione. Ringraziamo tutti gli ascoltatori naturalmente per averci seguiti anche questa sera. Vi invitiamo a tenere gli occhi aperti, perché tante cose stanno accadendo un po' in tutto il mondo, ma a ben guardare fanno parte tutte di un unico disegno, di un unico puzzle. I pezzi stanno trovando una loro collocazione, ma dobbiamo imparare a ragionare su quello che accade, anche su quello che sta accadendo in Salento. È qualcosa di terribile, un'intera terra, un intero patrimonio di tutti noi è praticamente distrutto, e se non c'è un intervento serio, reale, davvero corriamo il rischio di perdere un pezzo, un pezzo della nostra storia, della storia di questo paese, della storia degli uomini che hanno messo la loro vita a disposizione di questo paese. Quindi stiamo attenti, teniamo gli occhi aperti e le antenne alzate, cerchiamo di capire, usiamo il discernimento, cerchiamo di capire quello che accade e perché. Le risposte ci sono, facciamoci qualche domanda ogni tanto, per non voler emulare nessuno però, Bene, Rosario, grazie. Grazie a Rosario Moreno dalla regia centrale di Treviso. Prego, prego Antonella, Ugo, Massimo, un caro saluto a tutti voi, ci vediamo stasera, un saluto ai nostri ascoltatori, perché chiedo scusa se non ho risposto subito in chat a un ascoltatore, perché quando c'è stata la caduta di linea subito hanno scritto cosa è successo. Ecco. Si sono preoccupati, non andavamo più in linea. chiedo scusa, rispondere, non mi ero accorto di questo messaggio. Vabbè, sono sicura che avranno, insomma, si saranno resi conto del problema tecnico che c'è stato. Quindi. Purtroppo in Italia facciamo schifo, non solo come interventi da parte dello Stato, da parte, ma anche su queste cose qua, sulle linee dati. La nostra nazione va avanti grazie al lavoro di poche persone di buona volontà. È solo questo. Il resto, parassiti. Salutiamo Massimo Bonella, il direttore di Pianeta Oggi TV.net. Buonasera Massimo. Grazie Massimo. Buonasera Rosario. Buonasera. Grazie. E diamo appuntamento a tutti quanti alle 22, sempre qui su Radio Saius per Osservatorio Antimafia. Se no, ci diamo appuntamento a mercoledì prossimo. Mercoledì prossimo, no, non ci siamo. È vero. Perché il regista è in ferie. Il regista non c'è. E allora, visto che il regista non c'è, e parliamo di mercoledì 4 novembre, vi diamo appuntamento all'11. Perfetto. All'11 novembre, sempre alle 18:30 su Radio Saius. Comunque, grazie a tutti e a più tardi. Comunque, anche se non andiamo in diretta, mandiamo la replica, quindi seguite lo stesso. Quello certo, sì, naturalmente. Sì, ma scusate un attimo, così adesso non vi faccio più chiudere. Ma come mai Rosario si va in ferie fuori stagione così? Non me l'aspettavo da te. Perché Rosario è come i salmoni. È vero. Grazie a tutti, alle 22. Ciao, alle 22. Ciao, ciao. Arrivederci.